Bentornati e benvenuti cari amici effenauti. Oggi parliamo di storytelling. C'era una volta... Non va bene. Ma avete guastato il weekend scegliendo il video sullo storytelling, perché non è facile raccontare come si racconta una storia. Iniziamo a raccontare storie fin da quando ci svegliamo la mattina, perché sì... Mi dispiace, ma io so io. E questo è un fatto, è la realtà. Ma quando mi vesto in un modo, cioè quando faccio per esempio il nodo alla cravatta, oppure quando indosso la mia felpa con il cappuccio, allora racconto l'altra parte della realtà, racconto la mia storia. E questo vale anche al supermercato. Perché l'arancia è sì un'arancia, è un fatto, questa è la realtà, ma così come viene proposta l'arancia, quindi come viene per esempio infilata nelle cassette, piuttosto che come viene esposta, cioè prima o dopo i mandarini, oppure dopo i meloni, e il prezzo in cui viene venduta, ecco, tutto questo è anche storytelling, cioè l'altra parte della realtà, quella parte della realtà che se sappiamo raccontarla come si deve, riusciamo anche a creare dei mondi paralleli. E questi mondi paralleli ci mettono in contatto con chi ci ascolta e chi ci guarda, perché una storia, se è ben raccontata, diventa autentica senza per forza esserlo veramente, perché il nostro cervello non riproduce esattamente la realtà, ma lo fa soltanto dopo che l'ha analizzata con i sentimenti, i ricordi e le nostre emozioni. In altre parole, il nostro cervello ricrea la realtà inventandola, o meglio, raccontando delle storie, e questo ci serve proprio nella vita di tutti quanti i giorni per creare condivisione. Adesso ci vuole un momento di pubblicità. Questo video è sponsorizzato niente poco di meno che da F4.0, l'unica vera pagina su Instagram che è dedicata agli street photographer. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così vi avverto tutte quante le volte che faccio un nuovo video, cioè ogni settimana. La prima maglietta è stata già vinta indovinando il nesso tra tutti quanti i commenti che vi proponevo. Erano tutte quante frasi tratte dai film di Tarantino. E bravo al Mongo che l'ha indovinate. E adesso però mettiamo in palio un'altra maglietta, quindi commentate sotto con "puoi cambiare l'argomento". Ovviamente restate sintonizzati. Dicevamo che tutto quanto diventa più facile quando si racconta una storia, perché se questa storia è ben raccontata, la mente di chi ci ascolta è ricettiva, è ben attiva, non si annoia e soprattutto si incuriosisce. Le storie fanno nascere le idee, e le idee sono proprio il seme più importante e più resistente che esiste in natura, perché rimane sempre ben piantato nel nostro subconscio, e le storie si raccontano non soltanto con le parole, ma anche con i suoni e ovviamente con le immagini. E una immagine racconta più di 1000 parole, ecco, quante volte l'avete sentito dire? Però questo lo vedremo fra poco, ne parliamo fra un po'. Per adesso dobbiamo soltanto sapere che tutti quanti noi raccontiamo delle storie e lo facciamo per strutturare informazioni, per attirare attenzione, per creare significato oppure anche per veicolare cultura. Le storie danno senso alla nostra vita, altrimenti sarebbe sempre la stessa vita di ieri, tutti i giorni a fare la stessa cosa. Due coglioni, insomma. E invece la vita si riempie di significato proprio con le storie. E questo video io oggi lo faccio perché troppo spesso e da troppe persone ho sentito parlare di storytelling in fotografia, ma lo fanno sempre allo stesso modo, e cioè senza spiegare realmente che cos'è lo storytelling e perché è veramente importante. Per capire davvero lo storytelling dobbiamo partire proprio da qui. E io parto da questa foto perché voglio essere un po' più chiaro. E quindi non è assolutamente la mia più bella foto, forse non è bella affatto, eppure questa foto è piaciuta tantissimo, e non mi riferisco al numero dei like che ha ricevuto, né tantomeno alla quantità dei commenti, ma mi riferisco proprio al contenuto di questi commenti. I commenti fanno sempre piacere, intendiamoci, ma solitamente, per essere onesti, i commenti sono tutti quanti più o meno uguali, cioè c'è la fiamma, ci sono gli applausi, amazing, oppure braccia rubata all'agricoltura. Dedicati ad altro. Ma questa foto in realtà ha stimolato dei commenti completamente diversi, commenti in cui si parla di amore, di sentimenti, dove non ho letto "oh che bella foto", ma ho letto di sensazioni di pace, di serenità, di affidamento e addirittura di fiducia. Ma perché?
È da qui che si capisce veramente l'importanza dello storytelling e si capisce che cos'è lo storytelling. Oltre alle sostanze chimiche che noi iniziamo a produrre inconsapevolmente ascoltando un racconto, la nostra mente fa addirittura altro. Voi non vedete Dr. House oppure Lara Croft, voi siete Dr. House e Lara Croft. Io, per esempio, non ho mai smesso di essere Joe Strummer e non c'è nessuno che mi convincerà mai del contrario. Quando si ascolta o si guarda una storia, ci si immedesima. Noi uomini siamo l'unico essere animale che non può fare a meno delle storie, non può fare a meno dei racconti in tutte quante le loro forme. Noi consumiamo storie fin da quando siamo bambini e lo facciamo fin quando moriamo. Lo facciamo ad occhi aperti e lo facciamo addirittura con gli occhi chiusi mentre stiamo dormendo attraverso i sogni. Le storie mettono in campo dei mondi che sono inesplorati, che ci costringono ad affrontare delle nuove esperienze. Le storie sono una sorta di realtà virtuale, una fonte di apprendimento attraverso le esperienze degli altri, che diventano però così le nostre esperienze. Le storie sono veramente un collante sociale che unisce le persone. Io dividerò adesso per facilità questo video in due parti. Oggi la cosa che voglio scoprire insieme a voi è il perché sono importanti le storie, perché le raccontiamo e soprattutto perché ci piacciono. E la prossima settimana invece vedremo come imparare a costruire le storie attraverso le nostre fotografie. Ecco perché oggi vi dico che l'uomo nasce cantastorie e noi ci fidiamo sempre di qualcuno quando ci racconta un po' di sé, addirittura costruiamo dei legami quando anche noi siamo capaci di raccontare e di confidare qualcosa di nostro, qualcosa di intimo. E questo è il motivo per cui lo storytelling non è soltanto l'arte di raccontare delle storie, ma è anche l'arte di raccontarsi. Ecco perché sono tanto apprezzati, per esempio, anche i selfie. Se noi sappiamo raccontare veramente una storia come si deve, riusciamo anche ad attivare in chi ascolta oppure in chi ci guarda un meccanismo che è molto particolare. Lo facciamo tornare bambino, cioè quando sotto le coperte era pronto lì ad ascoltare una storia, e le storie viaggiano attraverso il tempo, creano cioè un'altra prospettiva. L'uomo non utilizza la logica per organizzare le proprie esperienze, ma utilizza proprio la forma narrativa, ed è questo il motivo perché le storie fanno parte di noi e rappresentano il modo in cui organizziamo la nostra esperienza. E è anche questo il motivo per cui siamo disposti ad ascoltare le storie e soprattutto siamo anche disposti ad ascoltare il messaggio che ci viene trasmesso attraverso la storia. Vi è mai capitato, per esempio, di perdervi nella lettura di un libro oppure nella conversazione con qualcuno, ascoltando una canzone oppure guardando una serie televisiva o, perché no, semplicemente guardando una fotografia? Io sono sicuro che vi è capitato, così come sono anche sicuro che una volta che siete tornati alla realtà, siete tornati cambiati, magari vi siete sentiti eccitati, tristi, contenti o, perché no, semplicemente stressati. Questo si chiama neural coupling, oppure accoppiamento tra i cervelli. È quel processo secondo cui il cervello elabora, assimila e memorizza il racconto paragonandolo a una propria esperienza personale. Questo significa perciò che il nostro cervello si attiva nello stesso modo sia se stiamo ascoltando, leggendo, guardando una storia, sia se stiamo effettivamente vivendo quell'esperienza. Si attivano nel nostro cervello gli stessi neuroni che sono attivi in chi sta raccontando una storia, e questo è colpa proprio del sistema dei neuroni specchio, cioè quei neuroni che si attivano sia se stiamo compiendo qualcosa, sia se stiamo guardando qualcuno che compie effettivamente quell'attività. E questo è lo stesso processo che ci spiega lo sbadiglio contagioso, per esempio. Ecco, comunicare le informazioni attraverso una storia rende tutto quanto molto più facile, perché rende proprio semplice la connessione emotiva e chimica tra chi parla e chi invece sta ascoltando. Perché lo storytelling è una comunicazione che crea empatia, suscita interesse e curiosità, portando sempre chi ascolta o chi guarda a rimanere estremamente coinvolto attraverso l'emozione. Vi ricordate? Un'immagine racconta più di mille parole. No, è una puttanata, perché un'immagine emoziona più di mille parole. E questo è merito proprio degli ormoni, perché dentro di noi si attiva la produzione di sostanze chimiche senza che neppure ce ne accorgiamo. Nella piramide di Freytag, che raffigura la struttura narrativa che è utilizzata fin dall'antica Grecia, in ogni storia che si rispetti ci sono 5 fasi, cioè si parte dalla fase del contesto, dove viene raccontata un po' la storia, ci si entra dentro e dove vengono presentati i personaggi, per arrivare poi al crescendo narrativo dove prendiamo le decisioni che ci porteranno poi alla fase del climax, cioè la parte più eccitante della nostra storia, che è il conflitto, che è quello interno oppure esterno, per esempio, del protagonista, per arrivare poi alla fase della
chiusura e della conclusione, dove si assiste invece alla trasformazione dei personaggi e dove vengono svelati quindi i segreti della storia che stiamo raccontando e dove perciò si sciolgono tutte quante le tensioni. Si droga il nonno da quando non gli tira più l'uccello, si droga mamma per restare bella. Ma se volete una droga sana, allora non vi resta che un po' di musica dentro alla testa. In ognuna di queste cinque fasi il nostro organismo, come vi dicevo, produce degli ormoni specifici. Ci basta iniziare per esempio una storia con "c'era una volta", che il nostro corpo comincia a produrre dopamina, meglio chiamata l'ormone dell'interesse, che viene stimolato e prodotto durante l'attesa. E proprio la dopamina è responsabile della motivazione dell'umore, del piacere, della concentrazione. Quando poi invece introduciamo i nostri personaggi della storia, ecco che il nostro organismo produce l'ossitocina, meglio conosciuta come ormone dell'empatia e della vulnerabilità. Questo si genera durante la condivisione, quando per esempio ci abbracciamo, quando ci baciamo, oppure quando stiamo guardando per esempio negli occhi il nostro cane, e stimola generosità, fiducia, crea proprio un legame affettivo con gli altri. Nel momento del conflitto poi il nostro organismo produce quel maledetto ormone dello stress, che ci aiuta però anche ad affinare i sensi e quindi a concentrarci su quello che sta succedendo, e nel climax veniamo poi assaliti da una dose massiccia di adrenalina, l'ormone che ci prepara ad essere reattivi, pronti cioè o per l'attacco oppure per la fuga. E per finire però arriva l'ormone che ci piace di più, l'endorfina, che viene generato al nostro corpo proprio nelle situazioni di spensieratezza, di estasi. E l'endorfina stimola anche la nostra creatività, la nostra fantasia, la concentrazione, l'accoglienza, abbassa l'attenzione, sdrammatizza. Ecco, raccontare storie attraverso la fotografia è possibile, può essere molto appagante e sicuramente molto efficace, ma non è però molto facile. Henri Cartier-Bresson, come nessun altro, ha saputo in realtà sintetizzare lo storytelling nella fotografia, con la sua famosissima definizione di cosa deve fare un fotografo per ottenere una buona fotografia, e cioè allineare la testa, l'occhio e il cuore. Dove la testa fa riferimento ovviamente alla tecnica, l'occhio alla capacità di vedere contenuti e scene e il cuore alla capacità di suscitare emozioni. Ma questo lo vedremo meglio nel prossimo video. Adesso però ricordatevi soltanto che le storie sono un meccanismo necessario per comprendere il mondo. Noi non raccontiamo storie per scappare dalla realtà, ma soltanto per navigarla. Ciao, alla prossima.